ちょめちょめたいの。おしたんてベレジャポレシシフレーバーシロップが缶コーヒーを変えた。おいしさ想定外、ワンダフレーバー新登場。Ben arrivati, bellissimi. Oggi sto in piedi, come vedete, perché c'ho più spazio di manovra, di movimento. Innanzitutto, se siete qui per puro caso o non lo so, beh, sappiate che io sono Electric. Si pronuncia, cioè si scrive Peo, ma si pronuncia. Beh, oggi abbiamo a che fare davvero con qualcosa di terribile. Fammi un po' accendere la luce, fammi, se no. Wow, quanta luce, Cristo! TTN, Teen Titans, let's go! È bello fare video in piedi. Comunque sia, oggi siamo qui per vedere dei magnifici, fantastici annunci pubblicitari giapponesi. Commercials. Pubblicità semplicissime, ma per far capire quanto i giapponesi siano folli nel loro essere. Già alla nascita di YouTube io mi sono perso migliaia di volte in questi video. Ok, bando alle ciance, let's jump into it. Cioè, non perdiamo tempo e buttiamoci nell'argomento. Ecco, questo è ciò di cui sto parlando. Bellissima lei, sta giocando un sacco di green screen in questo video. Cioè, se io mi diverto col green screen, beh, loro si divertono molto di più. Loro sì che sanno di che stanno parlando. Oh mio Dio, ma era quello del Kentucky Fried Chicken. Oh, cucchiai giganti. Oh, come ballano. Ecco, questa è una delle mie preferite. Vediamo di cosa si tratta secondo voi. Secondo voi di cosa si tratta? Delle palette di ping pong? Dei cani? Comprati un cane. Non lo so, non si è capito di cos'era. Fermi tutti. Perché lui ha i capelli azzurri? Perché lui ha il make-up sulla faccia. E per make-up non intendo un po' di matita e un po' di rossetto. No, quello si è sparato addosso al make-up. Close your eyes, Marge. Now you're ready for a night on the town. E perché sono vestiti tutti di azzurro? Cristo. Lei è molto carina. Oh, lei no. Lei è molto carina. Mamma mia. Io sinceramente... Oh, un'aquila si è portata via una casa. Ok, questi ballano. Io sinceramente andrei in Giappone solo per sposarmi con una giapponese. Sì. Ah, ma il cane che parla. Oh, ma che sta fa... No. Di cos'era la pubblicità? SoftBank, c'è scritto lì sotto. Quindi è di una banca? Di un'assicurazione, forse. Ecco, ora che ho tutti i dati a disposizione, potrei riuscire ad arrivare alla conclusione che si potrebbe trattare di una compagnia assicurativa che appunto è così assicurativante. Insomma, che ti assicura così bene la tua casa che cascasse il mondo, terremoti, quello che ti pare, te mandano a casa un cane o un'aquila che ti salvano la casa. Sei sempre al sicuro, con Super Dog e Super Aquila in the house. Oh sì, tante belle giapponesi, sì! Flavor Shop ga kakouhi o kaeta! Oishita soutegai, Wanda Flavors, shin doujou! Ah, questa sì che è una serie pubblicità. Sembra di un videogioco, ok? Sta tutte le combattenti con tutte le armi diverse. Di un tipico gioco di ruolo. Anche il mago nero, il mago bianco, deve essere di un gioco. Crystal Crusade, eccolo lì. Allora, fermi tutti. Uno, lei ha più gengive che denti. Cristo. Due, non mi piace per niente come mi sta guardando. Non so voi, ma a me non piace come mi sta guardando. E sapete perché ti sta guardando così? In quel modo così malefico? Perché lei è un'assassina. Guardate, sta lì che ti guarda, ti mette ansia. Però è un'assassina di scarafaggi. Babam. Non ci vanno più gli scarafaggi. Oh, Cristo! Che cazzo ci fai lì sotto? Dischi volanti e sputi dalla bocca, sì. Fiorellini magici che ti fanno diventare elfi, yeah. Allora. Fermi. Questo gli ha appena lasciato la ragazza. Gli vuole chiedere di sposarlo. Invece non lo passa un altro. Oddio, ma questo l'ho visto. Questa è una figata questa pubblicità, perché lo passano sempre un altro. È un altro, forza! E poi arriva ovviamente il nero pompatissimo e ci pensa lui. Ah, lo vuoi sposare? No, che sta a dire? È di un gioco. È la pubblicità di un gioco. Perché dovrebbe essere la pubblicità di un gioco? J-pop. Oh yeah. No, ci di Decathlon.
Beh, andate subito a comprarlo, il nuovo CD dei Cat. Oh mio Dio, un attimo, guardate questa. Allora, c'è sta un mucchio di femmine intorno a un maschio vestito di verde. Già lì c'è qualcosa che non va. Uno per il verde, due per la camicia gialla, tre adesso lo vediamo. Queste lo abbracciano tutte? State a vedere. Oh! Ha detto bravo! Come per far capire che l'hanno abbracciato tutte, è diventato italiano per qualche motivo. Perché? Perché? TBC, TBC, Men's TBC. E quello sì, è diventato italiano. Ballano sempre, ogni occasione è buona per ballare. Oh, una vecchia non orientale. Che ci fa quella vecchia non orientale? Che annusata che gli ha dato, Cristo. Grande posa. La squadra genio, eh. Oh, perché si è alzato in quel modo? Wop. Perché si sta allenando per fare un po' di... la sua ram talking, ba? Action. Che cos'è, una birra? Wow! Da superando, ma si è allenato per alzarsi e lasciare il posto, ovviamente. Bravo ragazzo. Sono davvero perplesso a volte. Non so che sta succedendo, non so qual è il prodotto. Qui è sempre amore e cazzi e mazzi liceali. Oh mio Dio! Cioè, come si chiama quell'attore francese? Cristo! Non riesco a trovarlo. Lui, eccolo, lui! Lo sapete chi è? Un sacco di film, Fiumi di Porpora, non lo so. Perché sta lì in Giappone a fare le pubblicità stupide? Cristo! Partiamo dall'inizio. Una famiglia, tutta unita. C'hanno quel 30 lì vicino come per identificare, penso, la fascia di età. Ok, siamo in una macchina con un'età media di 30 anni. A parte l'attore lì dietro, francese, che adesso non mi viene in mente chi sia, ma è famoso. Andiamo avanti. Ok, un fiume magnifico. Dice, oh, signori, adesso facciamo una suonata... divina, divina le scimmie che cascano, gli orsi che muoiono, che madonna. E lì questi che si alzano. Aspetta. Guardate quanto sono anime i giapponesi. La posa di quest'uomo qua, questo qua, non vi dice qualcosa? Non è la tipica posa anime finita, da uomo finito, distrutto, che disegnano in tutti i cacchio di anime? E l'orso sta lì, non me ne ero accorto, c'è un orso qui. Andiamo avanti. Che sa di? Ecco, quella che viene sembra una pubblicità normale, vediamola. Normalissima, niente di giapponese a parte lei, che è bellissima e già la amo, mi sono appena innamorato di te, chiunque tu sia. Va in giro, mangia, visita, viaggia, niente di assurdo, tutto lei è felice. Pubblicità dei treni giapponesi, che non sono mai in ritardo, se lo sono vi danno la giustificazione per arrivare tardi al lavoro. Oh, guardate che pizza. Pizza alla... Focis! Oh, non so che stanno di... Focis! Cioè, quattro pizze in una, oh! Quattro! Non so se hai capito! Oh, mai capito! So quattro! Mica due! Oh, piano! Mica una, mica due, mica tre! Quattro! Guardiamola meglio! Pizza alla... Innanzitutto, pizza alla... Totoke! Già imparata! Focis! Guardate lì, eh! Oh, Cristo, ma sono quattro pizze in una! Pizza alla cocodè. Questo è un cammello, normale lì. Vai in giro in Giappone, trovi sempre i cammelli che stanno lì sul terrazzo a bere acqua o qualunque cosa sia. Non sembra acqua, cos'è? Latte? Acqua, boh, è strano. Carenana Peace. Sì, un altro gruppo J-pop dei miei preferiti. Ok, ok, fermi, questa l'ho capita. Questa mi sa che è una salsa tipo di soia. O quelle salse che sono un misto, non è solo soia, sono per condire. Loro si riempiono questa ciotolina, no? E poi ci intingono il loro cibo, che sia sushi, che sia carne, che sia quello che è. Quindi lei prende, c'è intinto e già si immagina intingerci la carne, quell'altro, ma... Oh mai, buonissimo, ci sta quello che gioca col tamburo, numero uno. Ehi, l'ho capita. Kickman! J-pop! Yeah! Allora, è tornato un protagonista della prima pubblicità, o delle prime. Allora, innanzitutto non so perché prima mi ha fatto tanto ridere, c'è un beruga che parla e lui che non riesce a centrare una porta. Che è gigante quella porta, ok? Palo, traversa, i cavoli. Poi lui! Il nostro protagonista! È sempre il cane parlante. Quanto è bravo, quanto è forte. C'è un uomo con un cerottone. Io adesso non so bene se quel cerottone è per i dolori o per qualcosa. Non ho la più pallida idea. Ma guardate lui. Parla piano. E man mano si carica. Più carico. Caricissimo. E poi non si sa perché è in orgasmo. Caricissimo.
Fermi tutti. Ok, ho trovato la mia pubblicità preferita. È la mia pubblicità preferita di sempre proprio. Voglio rivederla. That's what I'm talking about. He's my jam. C'è Bruce! Fermi! C'è Bruce! Prova a parlare in giapponese! Guarda, fa lo scemo come con la Vodafone! Non è solo un problema nostro, allora. Non stanno solo nelle nostre pubblicità a fare i scemi, a provarci, insomma. Vanno anche dall'altra parte del mondo a fare i scemi. Terehatsu Mira is... Oh mio Dio! Fermi tutti! Allora, c'è un uomo banana davanti a voi. C'ha le orecchie da banana, i capelli da banana, i baffi da banana e le mani non di forbice ma di banana. Quindi stiamo a vedere. Prima tutti lo vogliono. Oh, c'è l'uomo banana, si mangiano le banane. Poi tutti vogliono un po' di banane. Poi questa piange e lui gli soffia col naso tutte quelle banane. E vola via. Dole, e come se dole. Cristo, se dole questa pubblicità. Dole proprio al cuore, dole. Come dole. Adesso so quando riuscirò ad andare in Giappone. Banane dole, punto. Nessun'altra marca sarà accettata. Non oggi, non domani, mai. È chiaro? Beh, secondo me possiamo concludere questo video con la pubblicità più bella che ha caratterizzato proprio questo video e il mio canale in generale. Questo è l'apice, proprio ho raggiunto grazie a questo video, a questa pubblicità, l'apice del mio canale. Non potrò mai essere più speciale di così. Quanta cultura, quanta maturità. Non ho parole, vediamoci l'ultima volta la pubblicità più bella di sempre. Pronti? Ed è così che ti voglio ricordare per sempre. Bellissima e analfabeta. Bene polletti, io non so perché ho fatto questo video, non so se a voi piacerà. Fatemelo sapere in caso qui sotto nei commenti, soprattutto mostrando un bel po' di amore al pulsante qui sotto a forma di pollice in su. E ricordatevi che questo era Electric.